Ricordiamo, Doncic fa 21 anni il prossimo 28 febbraio, sembra che me ne abbia 30, sia per come gioca che per leadership. Quintetti base, ovviamente, Doncic con Hardaway, Powell, Porzingis e Finney Smith, quello classico per coach Rick Carlisle, James Harden con Westbrook che sale all'altezza del gomito, pick and roll stretto con Clint Capela, subito il tentativo di alzata per l'alley-oop, poi Luka Doncic si scatena in campo aperto, i primi due sono per il Luka col 77, addirittura stoppata con la mano sinistra, dimensione del corpo di Kristaps Porzingis davvero straordinarie. Qua secondo me ha ragione Doncic, Powell non si aspetta il pallone, però se giochi con Doncic devi aspettarti il pallone anche se vai in bagno. Mavericks che invece partono forte, segnale che è un buon momento per la formazione di coach Rick Carlisle. Ancora Luka Doncic con il tiro di tabella, ti giuro che quando ho sentito il fischio e ho visto la palla svirgolata non so perché, o meglio, so perché, perché Doncic, ho detto, questo va dentro. Allora, è andato dentro, fortunosamente, quando sbatte così forte sto pallone, questo era un tiro che se l'avesse preso da più a lato sarebbe andato lunghissimo. Ragazzi, neanche tre minuti di gioco abbiamo visto almeno tre cose che delle volte non vedi neanche in tre partite NBA, e Luka Doncic con lo step back la dedica alla panchina. State qua se non avete da fare. LeBron, mi viene da dire, in questo momento della sua carriera non è che sta lì a fare questo gioco del celodurismo con tutti, mentre magari Doncic, che è appena arrivato, lo stimolo ce l'ha un po' di più. E in uscita dal timeout, boom, stampa la tripla in faccia, concedendo un primo tempo in cui i Mavericks potrebbero finire oltre i 70 punti segnati. Ancora Doncic con lo snake, il movimento a serpentina, anche se usa la mano destra sul lato sinistro, trova i due punti. Doncic a superare il limite a campo, PJ Tucker resta con lui, eccellente difesa da parte di Tucker, ma ragazzi, quello è Luka Doncic che alza le braccia al cielo perché vorrebbe anche più attenzione da parte degli arbitri. 23 punti per lui, 3 rimbalzi nella sua partita. Doncic step back, finalmente si scuote un po', avversario ancora con la tripla, Mavericks a più 20. Molto curiosa però questa interpretazione degli arbitri. Ancora Doncic contro PJ Tucker. Tucker sta vicino, Doncic cerca il contatto e fa bene perché trova i due tiri liberi. Tiene vivo il palleggio, altro pick and roll questa volta con Kleber. Poi ancora una volta attacca a centro area e riesce a dare via questo cioccolatino che Kleber deve solo scartare. Che bravo, l'intesa con Kleber è veramente di alto livello dall'inizio della stagione, però bravo Doncic a fare molte finte, cercare di mandare fuori difesa, Capela lo batte in questo momento, Harden fa finta anche lui ma rimane nella terra di mezzo, a quel punto l'aiuto tardivo di Austin Rivers non è sufficiente per impedire il canestro, anzi concede anche il tiro libero aggiuntivo. Bomba messa a segno, 2 su 5 da 3 punti per lui, bene rispetto alle sue abituali statistiche. Ancora Hardaway a frustare la retina dagli angoli, continua a beneficiare degli scarichi dei compagni. Pesce fuori posizione nello spacing e non è così affidabile da 3 punti. Doncic contro Rivers, eccolo il pick and roll con Kleber, poi ancora Doncic con il crossover in uno spazio che non esiste, poi alza la parabola con la mano sinistra, l'ha fatto sembrare un giochino d'allenamento, in realtà lo devi saper fare, va a gonfie vele, del resto anche perché spesso è in campo con questo signore con la maglia numero 77 che prende Rivers, gli chiede la mano e lo porta sul pulmino. Teniamo per la rubrica bene ma non benissimo, che è tornata di attualità con l'appuntamento del venerdì. Ancora una volta Doncic che abusa letteralmente della difesa. Doncic chiude il palleggio nella zona del campo in cui non è pericoloso, chiude su Capela, chiude Capela su di lui e poi ancora Doncic con lo sguardo al pubblico, come dire, stavate gridando, ecco, rimettete a posto la voce. I Houston Rockets, Harden cerca di passare in uno spazio che non c'è assolutamente, Doncic gli ruba la palla e poi in qualche modo riesce a chiudere con il layup. Partita sotto tono di Doncic perché fa solo 32 punti ma 5 rimbalzi e 8 assist, sì, effettivamente 5 rimbalzi lì sotto tono, effettivamente, e quest'anno ha fatto un'accelerazione sui rimbalzi impressionante, vuol dire che ha voglia di andarci, ha voglia di prenderli, prima non ha mai fatto così, adesso in abbondante doppia cifra. Però in effetti un po' deludente in effetti, perché per il numero di possessi a cui si gioca
dovrebbe, ha fatto la tripla doppia in tre quarti l'altro giorno. Ma infatti poi cinque rimbalzi, veramente deludente, non ce l'aspettavamo da te Luca. Deve liberarsi del pallone, McLemore qui manda dentro Doncic che alza la parabola per Porzingis. Ragazzi, come legge le partite Luca Doncic? Ancora una volta grave incomprensione tra James Harden e House, e poi Doncic scappa in campo aperto, il canestro è buono, dicono gli arbitri, e anche il tiro libero supplementare in arrivo sulle proteste del pubblico. Qui andiamo a vedere l'alzata di prima. Questo è l'assist per Porzingis, che è bravissimo davvero a correre sulle rifonde. Qui forse non avete notato la gestione di questa transizione, sapendo che sarebbe arrivato un contatto da dietro, ha anticipato il palleggio davanti a Harden per poterlo battere. Doncic contro Capela, palla per terra, attacca ancora, alza la parabola, segna con una manata in faccia, dentro anche questo, si attenta a 40 punti e si alza come dire, beh, cos'è successo? Niente di che, guardate la trambata che prende. Bam! Questo è un canestrone davvero con doppio contatto, poi arriva Westbrook di fianco, si spegne un attimino la luce, prende la botta in faccia, fortunatamente per lui è arrivata dopo che aveva già staccato il pallone dalle mani, quindi aveva già lavorato con i polpastrelli. Io non mi vengono in mente tanti altri giocatori capaci di segnare, io lo definisco in frenata come Luka Doncic. Vede Capela davanti a sé, accelera, improvvisamente frena. Adesso ha 20 anni e le articolazioni e le ginocchia sono molto forti. Io non so quanto possa fare tutta una carriera così. Addirittura la stoppata ai danni di Austin Rivers e poi il recupero di Porzingis, perché quel movimento lì, aiutami Matteo, è di una difficoltà per il tuo fisico, ma lui riesce sempre a farlo. Passa da 30 km orari a zero nello spazio di mezzo secondo. È anche in quell'ottica lì che gradirei che si asciugasse molto, proprio per non avere un impatto. L'impatto ce l'ha sulla retina con la quinta bomba della partita. Ma di che cosa stiamo parlando esattamente? 41, febbre a 41 per Luka Doncic. 15 su 28, è vero che ha preso 28 tiri, ma sono 41. Il quarto quarto è arrivato dopo il riposo in panchina. 9:26 è entrato e sostanzialmente ha detto: raga, se non vi dispiace, adesso la partita la prendo io. Bella vittoria di Dallas. Adesso alla prova, se questa era del 9, del 10 i Mavericks, la prossima in casa con i Clippers, poi tre trasferte a Phoenix, a Lakers o a Los Angeles contro i Lakers sugli schermi di Sky Sport e contro i New Orleans Pelicans.